Buongiorno a tutti. Signor Sindaco, autorità civili e militari, concittadini, innanzitutto rinnoviamo come sezione Ampi di Monopoli un sincero ringraziamento all'amministrazione comunale per l'invito e la possibilità di intervenire anche quest'anno alla manifestazione ufficiale per la festa della liberazione. In vista della scadenza del mandato elettorale ringraziamo anche l'amministrazione per l'attenzione e la considerazione che in questi anni ha mostrato nei confronti della nostra associazione e formuliamo a tutti i candidati, sindaci e consiglieri comunali, migliori auguri per una campagna elettorale proficua e corretta, pur nella ovvia e legittima diversità di opinioni e proposte politiche. Proprio il momento elettorale rappresenta il frutto più importante e più evidente di quella straordinaria stagione che va dal settembre 1943 all'aprile 1945, in cui tanti giovani si impegnarono militarmente o anche senza armi per liberare il nostro paese dall'odiosa e terribile occupazione nazifascista. Dopo 20 anni in cui ai cittadini era stato precluso di poter scegliere i propri rappresentanti sia a livello politico che a livello amministrativo. Oggi l'esercizio del diritto di voto potrebbe quasi sembrare una banalità, eppure c'è stato un tempo in cui questo diritto non era riconosciuto. Basterebbe solo questo per far comprendere, soprattutto alle nuove generazioni, la straordinarietà dello sforzo compiuto dai partigiani italiani per riscattare l'onore e la reputazione del nostro paese. È vero che la liberazione dell'Italia avvenne con l'importante contributo degli alleati anglo-americani, ma è altrettanto vero che senza la resistenza, anche dopo la caduta del nazifascismo, il nostro paese sarebbe rimasto un paese diviso, sconfitto ed umiliato. Un paese che non avrebbe potuto sedersi al tavolo dei vincitori della Seconda Guerra Mondiale, come invece fece l'allora Presidente del Consiglio De Gasperi, il quale nella conferenza di pace di Parigi del 1946 rivendicò proprio questo, che l'onore dell'Italia, la sua libertà e il suo diritto a restare un paese sovrano ed unito, e non diviso e debellato come la Germania o il Giappone, erano stati conquistati sui monti e sulle pianure, nelle pianure dal popolo italiano, dai partigiani e dalle popolazioni che li avevano sostenuti rischiando ogni giorno la terribile rappresaglia fascista e nazista, dai militari che non avevano tradito e avevano anche saputo morire, come i soldati e gli ufficiali della divisione Acqua e Cefalonia, pur di non diventare complici del nazismo. L'eredità della resistenza è rappresentata dalla nostra Costituzione, documento fondamentale che rappresenta non solo la base del nostro ordinamento giuridico, ma in un certo senso contribuisce a delineare la nostra identità nazionale, fondata sull'uguaglianza, sulla giustizia sociale e sulla solidarietà. Nonostante tentativi di sminuire la portata di quella stagione, l'occasione odierna è allora quella giusta per ribadire che la Costituzione, di cui quest'anno ricorre il 75° anniversario della sua entrata in vigore, è nata dalla Resistenza, che è il fondamento storico della Repubblica Italiana. Per dirla con le parole di Aldo Moro, la Resistenza fu lo scatto ribelle di un popolo oppresso, teso alla conquista della sua libertà. Tutti, e sottolineo tutti gli articoli della Costituzione, rivelano la preoccupazione sentita dai costituenti di non ricadere negli errori e nella vergogna provocati dall'avvento del fascismo nel nostro paese. Si trattò di un movimento di popolo al quale parteciparono persone con ideologie diverse, cattolici, democratici, liberali, socialisti, comunisti, monarchici, repubblicani, tutti spinti dal desiderio di riscattare l'onore dell'Italia. Non a caso i partigiani venne riconosciuta subito dopo la liberazione la qualifica di patrioti combattenti. La parola resistenza allora è attualissima. Dobbiamo resistere alla tentazione dell'indifferenza, del disimpegno, della mancanza di solidarietà verso chi ha bisogno di accoglienza, della mancanza di visione per le nuove sfide che un mondo sempre più complesso ci impone di affrontare. I partigiani non ci sono quasi più, ma questo rappresenta una responsabilità in più per noi contemporanei, ai quali tocca il compito di far continuare a vivere e riaffermare i valori e le speranze di quegli anni. Buon 25 aprile a tutti. Adesso parte il corteo verso Cala Fontanelle e poi per Piazza Vittorio Emanuele. Quella.
dopo questo le due abbiamo finito. Perché arrivano tutte le forze, oppure arrivavano loro con le forze. Thank you.
tutti attenti. Corona a posto. Grazie.
capito? Ci sono la comunicazione è importantissima. Ma proprio così. Perché ho fatto io un'ordinanza per la prima volta.
se dimagrano in più piove, qualcuno è andato a controllare. C'è la gente a cui ci sono davanti per avanti. Davanti per avanti è comunque dove lasciare uno. No, sei da. Buongiorno a tutti, benvenuti alla commemorazione del 78esimo anniversario della liberazione d'Italia dal nazifascismo. A nome dell'amministrazione comunale porgo il saluto alle autorità civili, militari, religiose e politiche, a tutti i combattenti delle forze armate, alle associazioni presenti qui in piazza, alle associazioni combattentistiche e d'arme. E a tutti i presenti do il benvenuto. Iniziamo questa cerimonia con l'ingresso delle gonfalonie.
E ora procediamo alla deposizione della corona al monumento ai caduti della prima guerra mondiale, ma simbolo dei caduti di tutte le guerre. Non si sente. A posto, tutti attenti, corona a posto. Thank you.
E ora diamo la parola al Don Biagio Convertini per la preghiera di suffragio a tutti i caduti. A posto, tutti attenti! Preghiera per i caduti. Signore Gesù, ti preghiamo per i nostri militari caduti nell'adempimento dei loro doveri, nei cieli, in terra, sui mari, per il loro supremo sacrificio, per la fede, la speranza e l'amore, che animarono il servizio alla patria. Dona a loro la vita eterna, a noi il conforto, all'Italia e al mondo la prosperità e la pace. Fa, o Signore della vita, che il nostro popolo accolga il loro esempio e sia sempre degno del loro sacrificio, nella fedeltà alle nobili tradizioni e nell'amore ai valori umani e cristiani della nostra storia. Amen. Riposo. E ora la parola al tenente di vascello Elisa Giangrasso, comandante della Capitaneria di Porto di Monopoli, che leggerà il messaggio del ministro della Difesa Guido Crosetto. Donne e uomini della difesa, militari e civili, il 25 aprile è la festa della libertà riacquisita e della pace ritrovata. O meglio, per la Repubblica è la festa della libertà raggiunta per la prima volta nella sua forma più compiuta e dell'avvio del più lungo periodo di pace che abbia conosciuto l'Italia in un cammino di secoli. È la celebrazione di una libertà conquistata e mai più abbandonata dopo i travagli del conflitto più sanguinoso della storia e dopo le lacerazioni prodotte dai totalitarismi. Una libertà che rappresenta uno dei diritti umani fondamentali, uno dei più invocati dai popoli di ogni tempo e di ogni regione del mondo, perché non vi è felicità senza la libertà. E ogni diritto trova nella libertà il suo preludio, così come nella pace. Libertà e pace sono entrambi, del resto, valori che fanno parte del DNA politico della nazione. Per questo siamo impegnati a difenderli ovunque sia necessario, con gli strumenti della politica, della diplomazia e con l'impegno costante delle nostre forze armate. Il vostro impegno. Pace e libertà, infatti, sono ideali scolpiti nel cuore degli uomini, sono desideri insopprimibili, ma non sono condizioni di per sé stesse eterne, una volta ottenute. Alla loro tutela occorre lavorare ogni giorno con il medesimo impegno, perché l'idea di libertà da sola non basta, non si alimenta in virtù di semplici principi etici. Ha bisogno di azione, di persone, di cittadini che ne condividano il valore profondo e che la facciano vivere e la difendano quando è minacciata. Sono parole che ho avuto modo di pronunciare di fronte ai rappresentanti delle associazioni combattentistiche, partigiane ed arma, nella giornata di ieri alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ho voluto condividerle con voi in occasione di questa importante ricorrenza, perché voi per primi siete custodi di quella libertà e i protagonisti silenziosi ma immancabilmente presenti della sua difesa. Grazie a nome di tutti gli italiani e buon 25 aprile. Ministro della Difesa Guido Crosetto. E ora la parola al sindaco di Monopoli, Angelo Annese. Spero si senta. Buongiorno a tutti, benvenuti a tutti, un saluto a tutti i bambini, a tutte le scolaresche, a tutte le associazioni presenti, a tutte le autorità civili e militari presenti. Come ogni 25 aprile siamo qui in piazza per celebrare questa ricorrenza che ci unisce. Oggi ricordiamo e festeggiamo la fine dell'occupazione nazifascista,
la pagina più buia del Novecento, avvenuta proprio il 25 aprile del 1945. Questo è il giorno simbolo della lotta condotta dai partigiani in nome della libertà. Da 78 anni proprio la parola liberazione è sinonimo di libertà, di pace, di democrazia, di diritti e di eguaglianza. Questo è il giorno in cui festeggiamo l'Italia libera e democratica, nata dalla lotta di liberazione che riscattò la nostra nazione e che portò alla fine del 1947 alla promulgazione della Costituzione. Il faro cui guardare nella nostra azione quotidiana, garanzia della nostra libertà e dei nostri diritti fondamentali. Purtroppo questa è la seconda festa della liberazione che trascorriamo mentre in corso una guerra. Dopo quasi 80 anni, di nuovo in Europa, a poche ore di volo da noi. Da 14 mesi un'intera nazione è costretta a vivere tra i bombardamenti e le devastazioni di intere città. Non si può festeggiare questo 25 aprile senza un pensiero alla popolazione ucraina che anche oggi è in trincea per difendersi dall'aggressore. Come ieri gli italiani, oggi i cittadini dell'Ucraina aspirano alla libertà, alla giustizia e alla pace, difendendo l'imprescindibile diritto di decidere il proprio destino. Ognuno di noi deve essere costruttore di pace e anche da questa piazza rivolgiamo un messaggio forte affinché si ponga fine a questa guerra che ormai dura da troppo tempo. Vedo alcuni ragazzi oggi in piazza. A voi, ragazze, ragazzi, donne, uomini del futuro, mi rivolgo affinché il valore di questa giornata non vada disperso. Ricordiamo una data fortemente simbolica per rendere omaggio a chi si è battuto per la libertà al costo della propria vita. Quei giorni del 1945 furono giorni di liberazione, ma anche di ricostruzione. Mentre si liberava l'Italia dalla dittatura, si ponevano le basi per la nascita della Repubblica Italiana prima e per la stesura della Costituzione poi. Ed è proprio questo spirito di costruzione e proposizione che deve esserci accanto ogni giorno dell'anno con i nostri comportamenti quotidiani. Ricordiamoci di non essere mai indifferenti, di non voltarci mai dall'altra parte. Quello che i nostri avi ci hanno donato è un valore assoluto che non deve essere mai dato per scontato. Valori che dobbiamo difendere ogni giorno, custodire e trasmettere a chi verrà dopo di noi. Consentitemi di rivolgere il mio pensiero oggi anche a tutte le forze dell'ordine, presenti come ogni anno dinanzi a questo monumento che omaggia i 300 monopolitani morti durante la Prima Guerra Mondiale e che simbolicamente si estende ai caduti di tutte le guerre. Il loro presidio del territorio garantisce a tutti noi ogni giorno la difesa di quei valori di democrazia, di libertà e uguaglianza che il 25 aprile ci ha assicurato. La festa della liberazione ci unisce, è la festa di tutti, è la festa di un paese che celebra i suoi valori fondanti. Viva la Repubblica, viva l'Italia, viva la pace, viva Monopoli. Italia, Italia, se ne sta.
La cerimonia finisce qui, grazie a tutti per aver partecipato, il gonfalone torna nella casa comunale. Grazie e buon 25 aprile a tutti.